a tutti ragazzi, sono Alien e oggi parliamo del matchmaking in The Division. Come funziona, a cosa serve, quali sono i vantaggi e perché è importante. Chiaramente tutto quello che è presente in questo video si basa su esperienze in beta, quindi non è detto che sarà tutto confermato nei minimi dettagli nel gioco finale, ma comunque come base penso che sia molto importante che tutti conoscano il funzionamento di questa importantissima funzionalità che farà molto ma molto felici alcuni di noi. Partiamo da un concetto fondamentale: The Division si può giocare da soli, c'è l'esplorazione della mappa, le missioni primarie, secondarie, gli encounters, insomma la difficoltà è scalata in base al livello del proprio personaggio per le missioni che sono essenzialmente istanziate. Tutto il resto, come sappiamo, si basa a livello di esplorazione mappa su range di livelli ben definiti a seconda del quartiere che visitiamo. Chi vuole gustarsi il gioco completamente da solo può farlo. Per la zona nera andarsene in giro da soli non è impossibile, io l'ho fatto più volte e mi ci sono anche divertito. È chiaro che però portarsi dietro qualche alleato aumenta di gran lunga le possibilità di restare vivi, specie contro altri agenti traditori, ma insomma non è che se uno si avventura da solo è per forza spacciato. Comunque, morale della favola è: questo gioco si può affrontare da soli oppure con gli amici o con altri giocatori che appunto verranno scelti per noi dal sistema di matchmaking. Va bene, ma il vantaggio di usare il matchmaking per le attività tipo missioni dov'è, visto che possiamo comunque fare tutto da soli? Beh, giocare la missione di storia, ovvero l'unica che era disponibile nella beta dove dovevamo salvare la dottoressa, beh, cambia completamente se giocata in un gruppo di 4 giocatori. Ci sono più nemici, sono più tosti e droppano più roba e quindi è possibile acquisire ancora più esperienza. Detto questo, ora analizziamo il funzionamento del matchmaking, come dovrebbe funzionare a livello di accostamento dei giocatori. Vi cito un articolo apparso su vg247.it, tratto a sua volta da un'intervista di Examiner a Magnus Jensen, Creative Director di The Division, che così definisce il matchmaking nel gioco. Per noi è importante che facciate caso al matchmaking il meno possibile. Non vogliamo che le persone debbano compilare un form o costringervi a parlare troppo. Credo che il riferimento sia abbastanza chiaro, sappiamo tutti qual è quel gioco che costringe ad utilizzare modi extra game per fare gruppo, no? Magnus poi continua dicendo: proviamo a non mostrarvi il matchmaking in modo che ogni volta che entrerete nella Dark Zone o Zona Nera lo farete senza soluzione di continuità, nessun tempo di attesa, nessuna lobby. Tutto questo viene gestito mentre vi avvicinate alla Dark Zone. In questo caso il matchmaking della Zona Nera si divide in due. Qui si sta parlando del matchmaking dei nostri avversari e non dei nostri alleati, perché quando ci avviciniamo ad uno dei posti di blocco o entriamo nella Zona Nera già possiamo ascoltare spari di tanto in tanto o vedere sulla mappa le zone di estrazione brillare. Significa che c'è già stato un matchmaking nel frattempo che ci ha fatto trovare i nostri avversari o comunque gli altri giocatori presenti nella zona nera. Non ci sono lobby come negli altri giochi, è tutto in tempo reale, non c'è il pulsante avvia partita, questo lo sappiamo tutti, no? Per trovare alleati invece ci sono altri metodi che tra poco vi dirò. Comunque Magnus spiega come funziona il matchmaking a livello di algoritmo di ricerca. Sentite qua: stiamo provando ad abbinare i giocatori in base alla lingua e al fuso orario. Se metti insieme un gruppo di persone con fusi orari differenti, questi chiaramente andranno a letto in tempi differenti. No, sul serio, è grazie al ping e alla vicinanza dei giocatori che stiamo ottenendo i migliori risultati possibili. Ping e vicinanza. Ping e vicinanza, ripeto, tanto per dire le stesse cose. Cerca di piazzarci con giocatori vicini a noi, in modo tale che anche nel caso in cui non abbiamo una connessione così buona, non dovremmo risentirne poi così tanto, grazie alla localizzazione. Appunto, matchmaking basato su connessione e localizzazione, per me il miglior algoritmo possibile. Non facciamoci però ingannare da tutto questo, nel senso che questo matchmaking conta, nella zona nera specialmente, il livello dei giocatori, perché naturalmente se siamo livello 5 non ci piazzerà mai con giocatori di livello 8, onde evitare che i livelloni ci fulminino con il solo sguardo, perché le differenze di livello ed equipaggiamento qui si sentono parecchio. Sì, perché nella zona nera ci saranno le fasce di livelli. Nella beta c'erano sostanzialmente solo due fasce, livello 5-7 e livello 8. Significa che se eravamo in un range compreso tra il livello 5 e il livello 7, nella zona nera potevamo beccare solo giocatori compresi tra quei livelli. Essendo invece di livello 8, potevamo beccare solo giocatori di livello 8. Ok, ma che succede se siamo in un party con un livello 7 e noi siamo di livello 8. Quello che sono riuscito a testare è stato questo: se siamo in un gruppo di livelli misti, il livello 7 e il livello 8 saranno sì nella stessa mappa, ma in due istanze diverse. Guardate qui, il mio amico Useless era di livello 7, io di livello 8. Pur vedendolo sulla mappa, in realtà non era fisicamente accanto a me, era in una fascia di matchmaking diversa, questo per prevenire che un livello 8 andasse a rompere le scatole ai livellini. Quindi l'incubo del livellone che fa il gradasso con i livellini e si sente figo, ma che poi scappa a gambe levate quando si trova davanti
uno del suo stesso livello, cosa vista e rivista in altri giochi, si chiamano codardi in gergo, non dovrebbe esistere in The Division, non almeno con grosse differenze di livello, cioè non ci troveremo mai un livello 30 nella zona dei 10, ecco. Tuttavia, con un altro mio amico, Alessio, abbiamo testato un'altra cosa. Lui livello 7, io 8, anche qui, gruppi separati. Lui tuttavia poteva scegliere di proposito di spostarsi in una zona di matchmaking più alta, quindi a suo rischio e pericolo. Quindi se vi è capitato di vedere livelli 7 quando voi eravate livelli 8, beh, sappiate che quei livelli 7 li avete trovati solo perché sono stati loro a scegliere di unirsi di proposito al proprio amico o amici nella zona dei livelli 8. Per fare questo Alessio ha infatti dovuto selezionare il mio puntino sulla mappa e premere unisciti al giocatore, quindi ripetiamo. Normalmente se abbiamo un gruppo formato di livelli 7 e 8, i livelli 7 vengono sempre tenuti fuori dalla zona di matchmaking di livello 8. Sono poi i livelli 7 a scegliere di unirsi agli 8 nella stessa fascia di matchmaking, ma è una scelta loro che devono fare a mano, di proposito, dalla mappa. Non è il sistema a portarli direttamente lì, questo perlomeno è quello che ho visto io. Spiegato il funzionamento del matchmaking degli avversari o dell'assegnazione delle fasce dei giocatori, ora spieghiamo come effettuare il matchmaking con giocatori che non conosciamo. Ci sono due modi al momento. Il primo è quello di visitare direttamente questa zona della mappa, ovvero il campo di Hudson Yards, cioè la zona dove atterriamo nella beta appena creato il personaggio, e consultare un computerino vicino ad uno dei venditori presenti nella zona. Purtroppo questa parte del video si è corrotta e non sono riuscito a recuperarvela, perdonatemi. Oppure, metodo molto ma molto più semplice e veloce, è quello di piazzarsi con il cursore, in modalità visualizzazione mappa, su questo simbolo chiamato Hub, che altro non farà che mostrarci una schermata molto simile a questa, dove potremo selezionare per quale attività stiamo cercando compagni, esplorazione, cioè free roam, oppure dark zone, quindi zona nera. In entrambi i casi, una volta avviato il matchmaking, potremo nel frattempo fare le nostre attività sulla mappa. Poi ci arriverà un messaggio con su scritto gruppo trovato, premere l'analogico per entrare nel gruppo, quindi verremo poi piazzati con il gruppo stesso. Cosa importante quando si fa il matchmaking per la zona nera? Non appena si oltrepassa il posto di blocco e si entra nella zona nera, il matchmaking, se in corso, viene annullato. E se si è riusciti a formare un gruppo di 2-3 persone, così rimane, non si aggiungeranno altri giocatori mentre noi siamo nella zona nera. Una volta che siamo nel gruppo, possiamo poi decidere di teletrasportarci verso un giocatore che vedremo marcato dal colore celeste sulla mappa. Questo ci fa risparmiare tempo se magari qualcuno è già nei pressi di una delle entrate della zona nera, quindi possiamo selezionarlo e decidere di teletrasportarci velocemente su di lui. Questo però a patto che il giocatore non sia di nuovo all'interno di un posto di blocco o all'interno della zona nera, dove i teleport sono disabilitati. Naturalmente, quando siamo all'interno della zona nera, possiamo ricevere inviti da altri giocatori che sono già all'interno della stessa area, oppure possiamo invitarli noi. Per farlo ci avviciniamo a loro e premiamo l'analogico destro quando appare la possibilità di farlo, dunque lo invitiamo in squadra. È un altro modo, come dire, on the go per trovare altri giocatori ed è davvero molto valido. C'è poi un matchmaking dedicato per le missioni di storia che, oltre ad essere parti della storia, sono dei veri e propri assalti alla Destiny, per così dire, con boss finale e loot assicurato che possiamo ripetere tutte le volte che vogliamo. Tanto il loot ce lo ridarà comunque, è sempre diverso. Possiamo avviare il matchmaking sia dalla mappa, selezionando la missione, oppure stando sul posto all'entrata della stessa missione. Ricordo che con il matchmaking la sfida si fa più ardua, ma si guadagna più esperienza perché i nemici sono di più e quindi le possibilità di droppare sono maggiori. Quando comunque guardiamo sulla mappa possiamo sempre notare i nostri amici presenti in gioco in tempo reale, sempre rappresentati come puntini arancioni. Sono quegli amici online ma che non fanno parte del nostro gruppo. Possiamo decidere di unirci a loro al volo, possiamo invitarli in squadra, possiamo decidere come impostare poi la privacy del nostro gruppo, se per esempio ristretta agli amici, completamente chiusa, oppure aprire una sorta di disponibilità al matchmaking, nel senso che se qualcuno prova a cercare gente per esplorare o quant'altro, non farà altro che unirsi a noi automaticamente se capiterà nel matchmaking, come su Diablo 3 per capirci. E questo è quanto per ora. La morale è che per queste attività nessuno sarà costretto a chiedere in giro di giocare tipo sui forum e roba varia. Meglio giocare con gente che si conosce, certo, ma trovare qualcuno al volo è un'opzione sempre disponibile. Oppure si può scegliere di giocare da soli perché tanto è tutto scalato in base al numero dei giocatori e al livello. Spero che questo video vi sia stato abbastanza utile, sentitevi pure liberi di condividerlo se lo gradite, io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, Alien vi saluta, love and peace agenti!